abbiamo il tubo dell'aria con la sua bocchetta, poi abbiamo il tubo di aspirazione per la combustione con il suo filtro. C'è il tubo di scarico con il silenziatore, marmitta. Poi c'è il tubo del gasolio con la pompa. E infine il cablaggio elettrico, riscaldatore, pompa, batteria e display. Qua invece abbiamo il riscaldatore vero e proprio, è un Vevor, un marchio cinese che sta prendendo molto piede sul mercato, diesel 12 volt da 2 kW. E per ultimo, ma non meno importante, il suo modulo di comando. Ma andiamo subito a fare l'installazione. Ecco, adesso abbiamo creato lo spazio per il secondo riscaldatore in parallelo. Questa è una vecchia piastra fatta su misura in acciaio inox. Questa qua invece è la piastrina di lamiera zincata cinese. Ecco, il bello è che la piastra adesso montata è universale, va bene per tutti i tipi di riscaldatori, che sia il 2 kW, il 5, l'8 kW, quindi si può tranquillamente rimuovere uno e montare l'altro. Tra l'altro sono gli stessi fori del Webasto originale, quindi sono totalmente intercambiabili. Qua in più c'è un passaggio per il cavo elettrico della pompa che va sotto, mentre nel Webasto il cavo passa all'interno del tubo dell'aspirazione dell'aria, da qua. Ma fondamentalmente sono gli stessi. Quindi, senza dover rifare il lavoro, si può togliere un riscaldatore e montare un altro. Oltre all'incollaggio abbiamo quattro viti inox che fissano la piastra.
ho così creato la predisposizione per due riscaldatori in parallelo. Il tutto va completato dalle sue guarnizioni e dal riscaldatore. Prima di tutto il cavo della pompa. Poi andiamo ad inserire il nostro riscaldatore. Ora ho collegato il tubo di uscita dell'aria calda e portato il tubo del gasolio dal serbatoio fino qua. Andremo a fare lo spurgo. Ma prima colleghiamo il suo display digitale al connettore, così. E andiamo a collegare la batteria. Cavo di alimentazione. Perfetto. Adesso andiamo a riempire il tubo del gasolio azionando la pompa dal suo display. Con questo modello si va a premere questi due tasti e a portare la pompa in on. La pompa è partita e sta riempiendo il suo tubicino. Dovremmo esserci, non so se si vede. Perfetto, direi che il tubo è pieno. Andiamo a fermare la pompa. Adesso per ultimo andiamo a collegare il tubo del gasolio direttamente al riscaldatore, così. Oh, perfetto. Il gasolio l'ho preso dal serbatoio in una precedente installazione andando ad inserire un raccordo a T sul tubo del ritorno al serbatoio del Ducato. Fissato e collegato il display. In dotazione c'era questo, ma fondamentalmente sono tutti uguali. Questo ha di bello che quando il riscaldatore è spento anche il display rimane tutto nero. Ha due modalità di funzionamento che sono il manuale, dove si regola la potenza. In pratica si va a regolare la quantità di gasolio che entra nella camera di combustione con un P che va da 1.0 a un P 3.2 con passi di 0.1. In pratica con la semplice regola che più gasolio entra e più fa calore. L'altra modalità è in automatico, dove si va ad impostare la temperatura in gradi centigradi. Ma andiamo ora a fare il primo avviamento, andando a spingere il tasto power. È partito, qua vediamo la temperatura della camera di combustione che sta aumentando. Temperatura impostata, temperatura della camera di combustione. Andando in modalità manuale e aumentando la potenza, si sente che aumenta la portata del gasolio, cioè la frequenza della pompa, e la portata della ventola, fino ad un massimo di 3.2. Ok, sta facendo veramente caldissimo, andiamo a provare la procedura di spegnimento. Ora inizia la procedura di raffreddamento. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.